Cari ascoltatori, bentrovati, sono Elena Prizzi e benvenuti nella rubrica di Radio Speranza Leggere per crescere, dedicata alla promozione della lettura per bambini. Vi ricordo che la nostra frequenza è 87.6 MHz e aspettiamo i vostri messaggi al numero 331-398-9698. La gioiosa finalità di questi nostri appuntamenti radiofonici è sempre quella di trasmettere e stimolare il piacere di leggere e di immergersi nei libri. Oggi il nostro incontro affronterà due tematiche dedicate ai bambini, ma anche ai genitori. Sia la dipendenza degli schermi, dipendenza dagli schermi, come ben sappiamo tutti i bambini sin dalla più piccola età sono attratti, sia la capacità di condividere ciò che abbiamo con gli altri. E proprio grazie ai libri noi genitori abbiamo degli strumenti educativi in più. Grazie a un racconto infatti riusciamo a trovare il modo per far passare dei concetti ai nostri figli con parole e termini adeguati alla loro età. In una storia possiamo ritrovare la nostra realtà familiare, le difficoltà, le situazioni che vivono i nostri ragazzi. E un libro comunque apre sempre a delle domande, lascia sempre nella mente una riflessione, un pensiero. Il seme gettato da una lettura trova poi frutto nel tempo, continuando a farci pensare o iniziando a sedimentarsi dentro di noi, dandoci poi modo di sviluppare un pensiero autonomo. La capacità di ragionare e riflettere sono parte dei grandi valori aggiunti che i libri oggi offrono e l'esercizio alla concentrazione e alla riflessione con calma sono capacità oggigiorno poco sviluppate e potenziate. Tutt'altro mondo quindi rispetto alla passiva dipendenza da schermi, alle risposte preconfezionate senza conoscere la fonte, la correttezza e senza ragionare su quanto venga detto, che invece gli schermi offrono. E la dipendenza poi anche dalla tecnologia crea chiaramente un impoverimento non solo del ragionamento mentale, ma anche della socio-relazione, perché la cronaca e le nostre famiglie sono ricche di episodi di isolamento, di incapacità relazionale, di dipendenza da monitor di ogni sorta e dimensione. Dunque, ricordando che leggere fa bene alla salute, ci tengo ad evidenziare anche che molti libri per l'infanzia e l'adolescenza presenti nelle librerie e nelle biblioteche vengono scritti anche per i lettori con difficoltà. Il secondo testo che leggeremo oggi, ad esempio, usa un font leggibile anche per quei bambini che hanno magari un bisogno di un supporto, di un aiuto in più. Ma ne parleremo più tardi, prima di leggere appunto il testo. Il primo libro che ascolteremo insieme è intitolato Le sei storie dei perché, edito Gribaudo, scritto da Sara Agostini con illustrazioni di Marta Tonin. E la storia che leggeremo insieme si intitola Perché è meglio guardare poco la TV? Francesco è un bambino che ama molto guardare la televisione. Al mattino per fare la colazione, al pomeriggio perché è troppo stanco per giocare. E vorrebbe persino guardarla a cena per mangiare senza fare storie, tutto quello che ha nel piatto. E alla sera per addormentarsi. Insomma, per lui ogni scusa è buona per mettersi davanti al piccolo schermo e godersi i suoi cartoni animati preferiti. Smettila di guardare la televisione, altrimenti ti viene la faccia quadrata, gli dice ogni tanto la mamma. Smettila di guardare la televisione, altrimenti ti escono gli occhi dalle orbite, aggiunge spesso il papà. Smettila di guardare la televisione, altrimenti diventi rimbambito, conclude suo fratello Niccolò. Non ho mai visto un bambino con gli occhi a forma di televisione e non sono diventato rimbambito. Mentre guardi i cartoni animati, poi, non disturbo nessuno, dice Francesco. Certo che non disturbi nessuno, perché non capisci più niente. Con la televisione ognuno entra nel suo mondo e non ascolta gli altri, dice Niccolò.
La televisione mi piace perché mi racconta le storie. È mia amica. Non mi dice che cosa devo fare. Mi insegna moltissime cose e non litighiamo mai. La televisione si può guardare un po', l'importante è non esagerare. Interviene sorridente la mamma sentendo la discussione fra i fratelli. Altrimenti viene mal di testa, aggiunge Niccolò. Io la guardo quando non so cosa fare, risponde Francesco. Giocare, urla Niccolò. Quando non sai cosa fare, potresti giocare con gli altri bambini. Per esempio, per non ritrovarti isolato e senza amici. Ma non solo, aggiunge la mamma. Impedisce anche di parlare, dice sempre la mamma. Un pochino è vero, non capisco perché non mi risponde mai, si chiede Francesco. Non è più bello chiacchierare e raccontarsi che cosa è successo? Dice la mamma. La televisione poi fa ingrassare, risponde il papà. Ci sono bambini e adulti che quando la guardano non si accorgono di quello che mettono in bocca e tendono a mangiare tantissimo, soprattutto dolciumi, merendine o patatine. È meglio uscire con gli amici. Inoltre toglie tempo alla lettura e quando si legge c'è spazio per la fantasia, per pensare. La televisione invece decide già tutto per noi. Di sera non è meglio addormentarsi con la voce di mamma e papà? Dice la mamma. Ma allora non posso più guardare la televisione? Chiede Francesco. No, decidiamo insieme quanta ne puoi guardare, quando non fai qualcos'altro, dice il papà. Ok, mi avete convinto. La televisione mi aspetta, dice Francesco. Sei sempre il solito, non hai capito niente, risponde Niccolò. Ma Francesco si presenta con una grande televisione di cartone, posta sulla testa, una per sé e una per il fratellino. Giochiamo insieme, dai, dice sorridente Niccolò. Guardate il nostro spettacolo. In televisione? Esclama Francesco. Adesso avete proprio la faccia quadrata. Ridono la mamma e il papà. Subito dopo il nostro intermezzo musicale ascolteremo il secondo racconto. Il secondo testo che ci farà compagnia in questa nostra rubrica è edito sempre Gribaudo e scritto da Sara Agostini con illustrazioni di Marta Tonin.
Il titolo del libro è Le sei storie dei sì e dei no. Ricordo, come accennavo prima, che molti testi utilizzano delle font particolari studiate proprio per aiutare i bambini con difficoltà ad avvicinarsi ai libri e a gradirne quindi l'utilizzo. In modo particolare la font utilizzata in questo testo si chiama Sinos, chiaramente coperta da copyright, disegnata per la prima volta nel 2006 per aiutare chi ha difficoltà di lettura, in modo particolare per i lettori dislessici. E la font viene costantemente monitorata da un gruppo di neuropsichiatri e logopedisti per venire incontro sempre di più alle esigenze dei nuovi e giovani lettori. Per maggiori informazioni, per tutti coloro che avessero voglia di approfondire queste tematiche di supporto anche ai lettori dislessici, è possibile consultare il sito www.sinnos.org. Eccoci quindi alla storia Noi No. Questa è una storia del no. A stare insieme a tutti insegnò. Un dì arrivò una nuova bambina, di pizzo vestita, assai frizzantina. Faceva un po' troppo la saputella, lei si credeva degli altri più bella. Diceva spesso di essere brava, ma poi dal vicino sempre copiava. Che noia ascoltare la maestra, guarda a sinistra e pure a destra. Noi no, noi la maestra sempre ascoltiamo, perché altrimenti non impariamo. Se giocando ogni tanto perdeva, si arrabbiava e a fiotti piangeva. Io devo vincere ogni partita, perché altrimenti fare fatica. Noi no, noi giochiamo per divertimento. Perdere non è un fallimento. La merenda mai non offriva, nella sua bocca tutto finiva. Perché dare a te il mio panino se il tuo è caduto giù nel tombino? Noi no, tutto tra noi condividiamo ed una mano sempre ci diamo. C'erano in cima gli ultimi frutti, salire lassù non era per tutti. Siete proprio mezze cartucce, vi lascerò soltanto le bucce. In alto però cominciò a tremare, ebbe paura e prese ad urlare. Noi no, noi da sola non ti lasceremo e tutti insieme ti salveremo. Quel giorno imparò una bella lezione. Sempre si aiutano le altre persone. Un gruppo unito è molto più forte, sia nella buona che nella cattiva sorte. Noi no, non dovettero più dire, perché lei iniziò infine a capire. Gli altri vanno trattati bene, stare in gruppo sempre conviene. Inviateci i vostri SMS al 331-398-9698. Diteci quali tematiche vorreste affrontare e troveremo insieme il modo per parlare di tante situazioni attraverso i libri. L'importante è restare sintonizzati con il cuore e sempre su Radio Speranza. Vi ringrazio per il vostro ascolto.